Convention di Forza Italia provinciale a Mazara del Vallo inizia questa sera, siamo all'Art Café, accanto a me Toni Scilla, un incontro importante quello di oggi, c'è anche il coordinatore regionale di Forza Italia. Siamo stati fortunati, ieri il presidente Berlusconi ha nominato Vincenzo Gibino nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, la prima uscita ufficiale la farà in provincia di Trapani, la fa a Mazara del Vallo, quindi è un buon segnale e un buon auspicio. Noi facciamo tanti auguri a Vincenzo Gibino, la provincia di Trapani sarà al suo fianco per la costruzione di una grande Forza Italia, per una grande provincia di Trapani, in un grande paese. L'Italia deve ritornare ad essere uno Stato dove si vive bene, dobbiamo lavorare tutti per fare uno Stato più liberale, uno Stato più giusto, con meno tasse e con meno burocrazia. Alla convention di oggi anche Gianfranco Miccichè, un ritorno insieme, in che modo avete ripreso i contatti, in che modo proseguire un percorso insieme? Ma la politica è fatta anche di queste cose, c'è stato un momento in cui i rapporti si sono praticamente azzerati, la provincia di Trapani, la mia persona, ha subito un torto rispetto a ciò che avevo dato al partito, per ora si riparte con Forza Italia, bisogna mettere da parte le incomprensioni, gli errori che ci sono stati e bisogna guardare al futuro. Oggi a Mazara, in provincia di Trapani, abbiamo il coordinatore storico di Forza Italia, Miccichè, con il 61-0, quella vittoria storica ancora tutti la ricordiamo, che in certo senso in continuazione con Vincenzo Gibino, che è la nuova classe dirigente che il presidente Berlusconi ha individuato, quindi tutti insieme dobbiamo lavorare per cercare di creare, ripeto, un partito forte, una nazione forte, un paese giusto, libero, perché noi facciamo politica non potendo mai prescindere da due pilastri che sono appunto la libertà, la giustizia e uno Stato che non sia oppressore, no? Verso il cittadino, ma che sia il cittadino al centro dello Stato. Adesso che il coordinamento regionale è stato nominato, si attendono anche i coordinamenti provinciali e quelli comunali? Sì, ora dovremmo continuare appunto con l'individuazione anche dei coordinatori provinciali. La provincia di Trapani, ripeto, vuole continuare ad essere la provincia più azzurra d'Italia, vuole aiutare il neo coordinatore regionale a far sì che la Sicilia diventi la regione più azzurra d'Italia. E quindi mi auguro che le scelte siano fatte questa volta tenendo conto delle esigenze del territorio, tenendo conto della vera rappresentatività. La provincia di Trapani darà tanto, darà molto più di quello che va, ma è normale che non può essere mortificata, deve avere un ruolo importantissimo in questa operazione di rilancio. Sono sicuro che Vincenzo Gibino, sono sicuro con Gianfranco Miccichè, che rappresenta un autorevole pezzo del partito anche a livello nazionale, possono davvero individuare questo soggetti che possano ritornare a far sì che la politica possa essere qualche cosa da cui non fuggire. La politica purtroppo oggi correttamente stanca la gente non sopporta i politici, ci sono le condizioni per far sì che la politica ritorni a essere quello strumento che serve per fare buona democrazia, per fare buona società, per fare in modo che ogni cittadino libero possa vivere serenamente e tranquillamente la propria esistenza. Si fa sempre più quadrato quindi attorno a queste amministrative, il nome prima o poi uscirà fuori, quale può essere? Molti fanno il suo nome, quindi vorremmo anche sapere qualche risposta affermativa o negativa in merito. Posso dire che Forza Italia vincerà le elezioni amministrative a Mazara. Per noi Mazara è una città importantissima, una città strategica, una grande città, ha bisogno di essere riamata e Forza Italia cercherà di individuare le migliori risorse perché è un progetto amministrativo fondamentale. Il 2014 è un anno strategico, nel 2014 si rinnova il Parlamento nazionale, secondo me, sicuramente si rinnova il Parlamento europeo. Ci sono appunto le amministrative, Mazara tra queste è la più importante almeno in provincia di Trapani e probabilmente in Sicilia, quindi è evidente che noi questa partita ce la giochiamo per vincerla. Se il partito mi chiederà di essere la partita lo farò perché amo la mia città, per me fare il sindaco è sicuramente non il raggiungimento di un'ambizione personale ma il fatto di potermi mettere al servizio della mia gente, perché penso che Mazara ha tantissime potenzialità e che può davvero essere, diventare una grande città dove poter nascere, lavorare e a Dio piacere morire. Grande successo per la convention di Forza Italia in provincia di Trapani qui a Mazara del Vallo, la prima uscita del coordinatore regionale Gibino, in che modo portare avanti quindi sulla regione siciliana ma soprattutto in provincia di Trapani che siamo qui sul territorio l'attività di Forza Italia? Beh, torniamo a sognare Forza Italia.
È stato un partito che nel 94 ha fermato la sinistra e ha riportato il paese alla modernità. Non esisteva prima il bipolarismo e poi non esisteva il bipartitismo. Toni è una persona fortunata e porterà fortuna a questo territorio e a tutta Forza Italia. Avevamo programmato questo incontro insieme a Gianfranco Miccichè da tempo, ma non era previsto che arrivasse la nomina e la formalizzazione da parte del Presidente Berlusconi nella mia persona del coordinamento regionale. Avremo un partito da costruire da zero. Lo dico da zero perché vuole essere un partito aperto, le persone devono poter fare politica, professare la propria ideologia senza mettersi dietro la porta della segreteria di un deputato, senza mettersi in fila, senza chiedere permesso. Questo sarà ciò che vorremmo fare col movimento di Forza Italia, ma se venite in sala riuscirete a capire meglio quello che vogliamo fare. Dall'altra parte le piattaforme informatiche, i social network sono l'occasione per la creazione dei club Forza Silvio e c'è tanto entusiasmo, se solo immaginate, Gianfranco Miccichè se lo ricorda, i club di Forza Italia nel 94 arrivarono a 6.600 e siamo arrivati invece a oltre 6.000 club in poche settimane, perché se ne formano 1.500 ogni settimana. Questo la dice lunga sulla grande partecipazione che la gente vuole avere in politica e sulla grande figura carismatica che è Silvio Berlusconi. Poi magari se utilizziamo, oltre ad avere il consenso e andare alle istituzioni, iniziamo a mettere testa, iniziamo a pensare che cosa deve fare questa Sicilia piuttosto che essere l'ultima regione d'Europa, a essere avamposto per ciò che l'Europa deve fare nel Mediterraneo e nel dialogo verso l'Africa, immaginare che c'è un patrimonio culturale, monumentale, enogastronomico e di grandi capacità e di intelligenza che ha la Sicilia, iniziamo a crederci prima noi che gli altri, probabilmente riusciamo a invertire la tendenza e rovesciare l'Italia e fare diventare la Sicilia prima regione d'Italia. Adesso che il coordinamento regionale è stato fatto, si attendono i coordinamenti provinciali, magari ci sarà anche posto per il mazzarese Toni Scilla. Allora, dobbiamo partire da ciò che non siamo riusciti a fare prima, quindi innanzitutto facciamo una squadra dove le persone che assumono le funzioni esercitano effettivamente le deleghe. Poi dobbiamo partire dal territorio, non siamo riusciti a fare i congressi comunali, nella struttura del PDL e quindi dobbiamo ritornare sul territorio, ritornare al tesseramento, ritornare ai congressi. Individueremo delle figure che in questa fase nelle grandi città, a Trapani come nelle provinciali, possano agevolare questo percorso per far venire fuori i giovani e la base dal territorio. Se immaginiamo adesso di fare congressi a livello provinciale e grandi città, non riusciamo a impegnarsi per l'obiettivo principale, che sono le europee, e noi riteniamo anche le nazionali contemporaneamente alle europee il 24 maggio. Quindi ci sono campioni in questa città, in questo territorio. Vedo Toni Scilla, vedo Ubaldo Ruvolo, ma vedo, e non voglio dimenticare nomi prima di farmi dei nemici prima di entrare, tantissima gente che vuole avere un ruolo in questo territorio. La risposta è: tutti avranno il ruolo che meritano e avanti la meritocrazia. Cerchiamo solo persone che siano capaci di lavorare e ottenere risultati. Vi dico solo che abbiamo pochi uscenti parlamentari nazionali, che se andiamo alle elezioni probabilmente dovremo trovare un talent scout che ci individui i parlamentari da mandare a rappresentare questa terra a Roma, sia al Senato che alla Camera. Poi avremo l'Europa e ritengo che avremo a breve anche le elezioni regionali in Sicilia. Avremo un 2014 ricco, vogliamo sostituire una classe dirigente che è andata via tradendo Silvio Berlusconi e la vogliamo sostituire con capacità, merito, volontà, libertà e democrazia. Gianfranco Miccichè, si torna con una nuova Forza Italia, ma si torna anche assieme a Toni Scilla, un grande rincontro. Ecco. Per me Toni è sempre stato un grandissimo amico e siamo stati per un lungo periodo insieme e poi è esistito un problema, come succede in tutte le famiglie, che è stato immediatamente poi superato, e io credo che oggi questa Forza Italia possa avere veramente la possibilità di riesplodere. Sono convinto che la scelta di Berlusconi con Gibino coordinatore regionale sia stata la scelta migliore che si potesse fare, e cominciamo a lavorare e vedrete che Forza Italia tornerà ai tempi
tempi migliori, quelli del 61-0, quelli in cui vincevamo sempre, quelli in cui onestamente la sinistra non esisteva. E purtroppo una classe dirigente che è stata poi anche traditrice di Silvio Berlusconi è riuscita a consegnare questa regione alla sinistra praticamente ovunque. Aspettate pochi mesi e ci riprendiamo tutto. Molti attendono il nome del prossimo candidato sindaco su Mazara del Vallo di Forza Italia, già avete qualche idea oppure no? Ci lasci lavorare. Toni, un attimo, una domanda a Toni. Un ritorno in grande stile quello di questa sera, quale sarà il prossimo passo da domani? Ma io penso che la provincia di Trapani debba continuare ad essere la provincia più azzurra d'Italia. E vogliamo aiutare il neo coordinatore Vincenzo Gibino a far sì che la Sicilia ritorni ad essere la regione più azzurra d'Italia. Ci sono tutte le condizioni, ci sono le risorse. La nomina di Gibino è un segnale nuovo, perché si vuole realmente cambiare, si vuole fare davvero una rivoluzione. La presenza di Gianfranco testimonia comunque che l'esperienza è importante. Abbiamo oggi in provincia al primo uscito ufficiale il neo coordinatore insieme al coordinatore 61-0. Noi dobbiamo metterci tutti a lavorare, la provincia di Trapani darà molto di più di quello che riceverà. È normale che una provincia che deve essere rispettata, che deve essere salvaguardata, perché non può essere più relegata in una ipotetica classifica negli ultimi posti. Quindi oggi partiamo con un nuovo slancio, partiamo con quell'ideale del presidente Berlusconi per fare un paese più giusto, più libero, con meno tasse, con meno burocrazia, perché vogliamo fare un grande partito in una grande provincia per una grande nazione. Penso che ci sono tutti gli ingredienti e che il 2014 sarà un anno che ci porterà davvero a fare tanti festeggiamenti.